Ciao a tutti e bentornati sul canale, io sono Pasquale e questo è Io Risparmio e benvenuti in un nuovo video. Oggi, come dice il titolo, devo festeggiare. Cin cin. Prima di cominciare però, anzi, cin cin. Sono le 10 del mattino. Prima di cominciare però volevo ricordarti che se i miei contenuti sono di tuo gradimento, in qualunque momento, se sei nuovo, puoi iscriverti a questo canale cliccando la campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo. Oppure lasciare un like se il video è di tuo gradimento. Bene, questo video parla di questi fantomatici psicologici primi 10.000 euro, 10K, in cui, diciamo, sono riuscito a mettere sul mio conto broker investendoli un po' alla volta. E questo video è un po' una, diciamo, non è un andare contro chi mi veniva contro in passato, ma più che altro è dimostrare che con tanto impegno e tanta forza di volontà i nostri obiettivi si possono raggiungere in qualunque momento della nostra vita. Da dove sono partito? Diciamo che questa storia è partita un po' insieme al canale a ottobre del 2018, quando ho versato i primi soldi sul conto broker di eToro, cosa che non rimpiango, però avrei potuto fare in modo diverso già dall'inizio. Però gli errori servono anche a questo. Sono partito da quella condizione perché piano piano mi andavo a regolare e a rendere conto che stavo facendo delle cose stupidissime con i soldi. Per cui piano piano stavo cominciando a eliminare i debiti, è un qualcosa che era già partito internamente, psicologicamente dentro di me. E questo processo andava un po' a rilento, diciamo che era un qualcosa che cercavo di portare avanti, ma non con tanta convinzione, non con tanto interesse. Poi a febbraio, come chi mi segue sa, ho scoperto che sarei diventato padre a novembre di quell'anno del 2019. Quindi a febbraio 2019 ho scoperto sta cosa. A novembre 2019 nasceva il bimbo e mi è scattata quella famosissima scintilla. Una scintilla che mi ha fatto cambiare notevolmente il modo di approcciare le cose. Ho cercato di spingere con molta forza il fatto di voler ridurre i miei debiti e per cui già come si era iniziato precedentemente, il processo è stato però, diciamo, pompato in maniera assurda per poter raggiungere quell'obiettivo in maniera più veloce possibile. E già ad aprile del 2020 avevo eliminato tutti i debiti, però da quel fatidico giorno di febbraio del 2019 tutto è completamente cambiato. Prima di tutto avevo già degli investimenti, avevo cominciato a mettere un po' soldi qui, un po' soldi lì, un po' su DEGIRO, un po' su eToro. E a causa di un evento fortunato, cioè il fatto che mi sarei dovuto trasferire in un'altra nazione, avevo disinvestito tutto dicendo utilizzo quello che mi serve. E poi rimetto tutto nel mercato azionario. Poi sappiamo benissimo tutti quanti quello che è successo a marzo del 2019, per cui stiamo un po' felici, diciamo, di essere stati così fortunati. Per cui questa notizia dell'arrivo del bimbo mi ha fatto anche avere tempo di poter analizzare un po' meglio la situazione, un po' meglio i broker, un po' quelle che erano le mie aspettative, i miei obiettivi e le metodologie che volevo utilizzare per raggiungere quei determinati obiettivi. Per cui la pandemia, da un certo punto di vista, e come ho spiegato anche nel video dei miei obiettivi del 2021, è stato quasi quasi una manna dal cielo che mi ha aiutato un po' a soprassedere su quelle che erano le cose che facevo, su quelle che erano le cose che facevo in maniera molto, ma molto di istinto, cercando di usare un po' di più la testa e quella calotta cranica un po' vuota, diciamo, farla utilizzare quei due neuroni che si cercano ogni tanto e fanno dove sei? Insomma, l'ho utilizzato meglio. Quindi, fatto dei cambi broker che mi hanno portato a fare anche degli errori psicologici, cioè mi ero, diciamo, messo su eToro a mettere qualche soldino anche lì, un po' alla volta aumentavo i 200, i 400, i 600, i 1000 dollari, e un po' alla volta però mi sono reso conto che quella tipologia di investimento non era per me, perché dovevo prendere in carico anche i soldi di altre persone, per cui prendere una responsabilità che non volevo sentirmi sulle spalle. E lì ho cominciato ancora più ad essere, se posso dire, maturo dal punto di vista degli investimenti, perché ho cambiato broker, sono su Trading212, nessuno mi può copiare, porto semplicemente a conoscenza delle persone quelli che sono i miei obiettivi. E questi 10.000 euro sono andati a costruirsi piano piano. E qui voglio arrivare anche a una piccola considerazione, un po' evitare di farsi condizionare da quello che dicono le persone quando ti guardano in faccia, cosa che mi veniva detto all'inizio. E mi veniva detto, ma dovevi andare con 200 euro al mese, non metterai mai niente da parte, ma prima togli i debiti, ma prima fai questo, sì, ma poi li metti su eToro. A tutte queste persone che avevano, che mi davano delle sensazioni negative, volevo fare una cosa.
questo è tutto per voi. Perché? Perché ovviamente nessuno può andare a condizionare le scelte delle altre persone che vogliono migliorare la propria situazione finanziaria, che vogliono migliorare psicologicamente quello che è, diciamo, la propria situazione familiare, quello che è la possibilità di poter crescere economicamente nel futuro. Non ci sono limiti di tipo economico, a meno che le persone non siano disoccupate o siano sottopagate, e sono altri discorsi. Ma attorniarsi di persone che danno e portano solo negatività è una cosa impressionante, che va a inficiare tantissimo sui nostri obiettivi. E io ho cominciato a eliminare queste persone intorno a me, ho cominciato a circondarmi di persone che amo dal punto di vista dei rapporti personali. Li ho citati anche nel video precedente, ma anche Domenico di Vivere Dividendi, Massimo Cirignotta, Gianluca Neri Bandini, Riccardo, che ringrazio tantissimo per avermi fatto crescere, tutte quelle persone anche del gruppo Telegram, Darko, Davide e Andrea, insomma tutti. Adesso ho aggiunto anche un po' nella cerchia di collaborazione Riccardo, insomma voi sapete chi siete, non ho bisogno di elencarvi Alessandro, non ho bisogno di elencarvi una alla volta. La negatività portata dalle persone intorno non porta a nessun risultato. Eliminate queste persone, non in senso fisico, ma comunque circondatevi da persone che vi possono far crescere dal punto di vista economico. Poi non ascoltate le voci cattive, anche 50 euro oggi insieme ai 50 euro di domani fanno 100 euro, un po' alla volta questi vanno a costruire un capitale. Forse non diventerete i Warren Buffett, forse non diventerete i nuovi Ray Dalio, non diventerete i nuovi Jeff Bezos, ma andrete a costruire un qualcosa che nel lungo termine andrà a creare un vostro cuscino, un vostro materasso di emergenza. Quello che ho fatto io, questo obiettivo di 10.000 euro, sono stati un obiettivo tra l'altro che mi ha fatto cambiare tantissimo in senso positivo su come affronto le cose. Tra l'altro sono 10.000 euro investiti, poi sono anche 6.000 euro nel conto di emergenza. Qui ho fatto, eliminando diciamo le influenze negative e anche non ascoltando le voci che erano sempre pessimiste, un po' alla volta ho fatto la formichina e sono riuscito a mettere da parte questi soldi, a investire questi soldi. Il motivo per il quale sto realizzando questo video è proprio per andare incontro a quelle persone che si sentono tirate indietro, che hanno paura di risparmiare, che hanno paura soprattutto non tanto di risparmiare o investire, di non farcela mai economicamente. L'augurio per voi è di fare tutte le cose in grande, perché nessuno vi verrà a dire siete stati bravi, o almeno pochissimi lo faranno. La maggior parte delle persone vi diranno stai sbagliando, ma cosa fai? Io l'unica cosa che posso dire a chi in questo momento è in difficoltà come lo ero io è di prendere la balla al balzo, cercare di fare un'autocritica verso se stessi, capire quali sono i propri errori, capire quali sono i propri limiti e cercare di limarli con molta autocritica. Perché se io non avessi fatto autocritica nei miei confronti, adesso sarei ancora a pagare debiti, pagare rate, pagare carte di credito, pagare figli, senza un soldo da parte, senza la volontà o la voglia di costruire qualcosa per un futuro migliore per me e per la mia famiglia e per il mio figlio. Ovviamente devo ringraziare mia moglie che mi sta sostenendo in questo percorso. E non ci fermeremo ai 10.000, andiamo piano piano, andiamo ai 20, ai 30, ai 100.000. Io spero di arrivare a numeri grandiosi nell'arco del lungo periodo. Ovviamente la fretta non aiuta, però ragazzi, piano piano le cose si fanno. Con tanta voglia di raggiungere quelle soglie psicologiche, come ho fatto per me i 10.000 euro, per me è stata una soglia psicologica, così come per chi magari approccia il mondo YouTube, i 1.000 iscritti è una soglia psicologica. Superando quelle soglie, facendo le cose piano piano, con criterio, con amore di quello che si sta facendo, senza ascoltare i giudizi negativi, si possono raggiungere degli enormi risultati. Io ho fatto i miei piccoli risultati e adesso mi sto orientando verso quelli più grandi. Tu che sei lì e hai tanti debiti e non hai soldi da parte, molto probabilmente da questo video puoi cogliere la positività, la metodologia che ho usato io, e puoi adattarla alle tue esigenze per eliminare i tuoi debiti, cercare di mettere qualcosa da parte e crearti una vita un po' più armonica, una vita un po' più tranquilla insieme alla tua famiglia, senza dover inseguire sempre lo stipendio, ma anzi usando i soldi per quello che dovrebbero essere, un semplice attrezzo, un tool, come si dice in inglese, che è solo al tuo servizio e non tu essere al servizio di soldi. Bene, spero che questo mio piccolo contenuto, questa condivisione sia stato di tuo interesse e possa aver portato un po' di positività a chi sta guardando e un po' di voglia di riscattarsi chi invece si trova nella stessa situazione in cui mi trovavo io qualche anno fa. Se questo video è stato di tuo gradimento, ovviamente ti chiedo di lasciare un pollice in su e se sei nuovo di iscriverti al canale e di cliccare la campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo. Anche per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!